Cagliari è un luogo panoramico elevato, meta di ogni turista che arriva in città, viale Europa. Quel grande spiazzo, stretto tra il parco di Monte Urpino e la laguna di Molentargius, potrebbe essere valorizzato per fare in modo che i turisti e i visitatori anche cagliaritani non facciano un mordi e fuggi, ma possano rimanere in quel luogo sopraelevato panoramico un po' di tempo. Per questo ci vorrebbero dei servizi che attualmente sono tutti concentrati nell'unico camion baretto, che può dare solo dei servizi limitati. Si potrebbe sfruttare invece lo spazio sopra la strada ora adibito a parcheggio, e lì potrebbero essere sistemati dei street food, ma anche delle eleganti bancarelle in legno per offrire degli oggetti e souvenir. Viale Europa è oggi meta obbligata per tanti turisti, in quanto possono ammirare il panorama cagliaritano a 360 gradi, con lo stagno di Molentargius, il Poetto, la Stella del Diavolo, lo stadio Santeria e Susicque, d'altra parte la città con il quartiere Castello, il porto e il colle di San Michele. Perché non dare la possibilità a quei turisti di sedersi in tavolini in uno degli eventuali street food e poter anche acquistare un bel souvenir cagliaritano e sardo, venduti in graziosi box tipo quelli che oggi operano nel corso nell'ambito dei mercatini di Natale. Lo spazio circoscritto un po' elevato rispetto al Viale Europa si presta allo scopo e non deturperebbe assolutamente la panoramica del luogo, anzi la valorizzerebbe. Anche la sistemazione di servizi tipo i bagni già assenti farebbe di Viale Europa una meta importante, dove stare e non andarsene dopo aver ammirato il paesaggio superbo che Cagliari offre. Potrebbe essere anche un'importante occasione di lavoro che in questi tempi non sarebbe certo da buttar via.